Buongiorno e ben ritrovati all'Astro TG ad affrontare un argomento spinoso, un argomento clou che ci può portare al cuore e all'origine di un problema, quale quello del transumanesimo. Un argomento che per le sfaccettature che andremo a toccare potrà essere abbastanza scomodo, rischiando di far arrabbiare qualcuno. Parleremo del transumanesimo, la slide del video di oggi porta il nome dei quattro cavalieri del transumanesimo, quindi non si tratta dei quattro cavalieri dell'Apocalisse, ma i quattro cavalieri del transumanesimo, quindi le quattro cause principali che ci spingono verso il transumanesimo, i quattro cavalieri principali che ci trainano verso il transumanesimo. Quindi non stiamo parlando dei quattro cavalieri che ci portano verso la fine del mondo, ma verso comunque un grande cambiamento che farà parte dei nuovi tempi per alcuni di noi, e che si tratta appunto del transumanesimo per chi ci aderirà. E quindi prima di iniziare lanciamo la sigla come al solito, così avete il tempo di mettere like, di abbonarvi al canale, di cliccare sulla campanellina se volete essere aggiornati sull'uscita di ogni nuovo video e di condividere il video se vi è piaciuto. E veniamo dunque al terzo cavaliere. Il terzo cavaliere poteva manifestarsi in ordine di importanza per forza dopo i primi due, perché i primi due, quindi il cavaliere della scienza medica, delle case farmaceutiche e il cavaliere del veganesimo più legato all'alimentazione, questi primi due cavalieri agiscono sulla distruzione del nostro corpo fin dall'infanzia, perché gli sbracciamenti, quelli d'obbligo, avvengono fin dall'infanzia. Il cibo sbagliato, frutto della propaganda, avviene durante la crescita del bambino, altri sbracciamenti arrivano in seguito e se non la generazione che ha subito i primi sbracciamenti e il primo cibo spazzatura si ammala, si potrebbero ammalare i figli, perché i prodotti OGM e i vari sbracciamenti che possono aver modificato il DNA si trasmettono poi nelle generazioni successive. Infatti andiamo sempre verso generazioni più malate. Ed è qui che interviene il terzo cavaliere, che non è più l'agenda vegan o l'agenda delle farmacie, ma è l'agenda LGBTQ. Voi direte, ma cosa c'entra? Basta vedere di cosa parla la sua agenda. L'agenda ha in comune, così come il primo cavaliere degli sbracciamenti e della scienza medica, ha come obiettivo agire direttamente sui bambini. Così come gli sbracciamenti, meglio farli quando uno è piccolo, così certe nozioni, certe informazioni, meglio darle quando si è ancora piccoli. Questo permette infatti, se le prossime generazioni di bambini appena nati, prima di tutto, riusciranno a nascere, e se riusciranno a nascere e nascere senza problemi e malformazioni, a causa dei primi due cavalieri, quelli che potranno ancora nascere in maniera sana, arriva per loro il terzo cavaliere, che è quello dell'identità sessuale. Ormai è il dibattito principale in tutte quelle che sono le elite oscure all'interno del Parlamento europeo, come se fosse veramente importantissimo a livello geopolitico. Putin ci ha avvertito di questo cavaliere, così come ci ha avvertito del primo cavaliere, perché lui dice che l'Occidente è satanico e sta facendo esperimenti sulla loro popolazione. Questo cavaliere servirà appunto per quei bambini che sono potuti nascere, perché i genitori hanno ancora la capacità di procreare dopo tutto questo periodo dove la mala nutrizione, la mala sanità ha agito, sono capaci di procreare bambini sani, quindi senza malformazioni, perché per quelli che avranno le malformazioni la scienza medica potrà agire, poi vedremo insieme alla robotica o altro, e per quelli che veramente, magari anche persone che non si sono sbracciate, che riescono ancora ad avere bambini completamente intatti, o che comunque non solo non devono essersi sbracciati, ma non devono aver subito altre trasformazioni proprio a causa della mala alimentazione e la mala sanità, bene, nel caso che il bambino nasca completamente sano, là gli andiamo a indurre un dubbio,
un dubbio lecito, perché effettivamente l'omosessualità nella notte dei tempi è un qualcosa di reale. Quello che diventa strano è magari un fenomeno sociale, un fenomeno legato a oggi, appunto a causa di tutte queste trasformazioni dovute ai primi due cavalieri. Quindi il fenomeno è sicuramente in aumento, e vabbè, non c'è niente di male, così come non possiamo giudicare in nessun modo le proprie scelte alimentari, non possiamo giudicare le proprie scelte sessuali. Però perché scegliere di enfatizzare l'agenda LGBT per poter apportare ai bambini ulteriori trasformazioni del proprio corpo e quindi far intervenire la scienza medica anche a chi nasce senza problemi fisici? Bene, perché appunto l'omosessualità è una delle cose che esistevano anche nel passato e che possono indurre l'uomo a voler trasformare il proprio corpo. Quindi da una problematica reale si offre una soluzione reale, ma la si cerca di offrire ai bambini quando ancora non sanno niente. Un bambino potrebbe essere tutto e niente, potrebbe essere il proprio cartone animato preferito, vorrebbe essere un robot, vorrebbe essere un dinosauro, e il bambino è una spugna che attira tutto intorno, tutte le informazioni attorno a sé, e si lascia influenzare, si lascia attrarre, appassionare, e si identifica in quello che vede perché non ha ancora un'identità. Quando gli si scombussolano le idee, per fargli capire che la realtà è molto diversa, è molto complessa e possiamo essere quello che vogliamo e che ci sentiamo di essere, il bambino si sente in dovere di mandare avanti questa ricerca e può dire qualsiasi cosa. Di sentirsi un qualsiasi cosa. Fra le varie scelte LGBTQ sceglierà una come lui si sente meglio, e magari inizialmente, in maniera precauzionale, esistono ora dei farmaci che allungano nel tempo l'insorgenza naturale degli ormoni, in modo che il bambino sviluppi i propri ormoni tipici dell'età adulta maschile o femminili molto più tardi, in modo che non gli cresce la barba o non gli viene il ciclo, in modo che non si lascia influenzare da questi cambiamenti del proprio corpo, e in età quanto più adulta può finalmente scegliere. Quindi comunque deviamo la natura, il processo normale dell'evoluzione umana, e poi interveniamo per cambiarla, e quindi qui occorre la scienza medica e tecnica per trasformare il proprio corpo. Perché l'era dell'acquario vuole questo? Perché Plutone in acquario vuole questo? Perché appunto, siccome la nuova economia è un taglio netto con quella del passato e quindi deve smettere di sfruttare l'ambiente, deve sfruttare l'uomo. E quindi il miglior modo di sfruttare l'uomo è far nascere esigenze dell'uomo su quello che è se stesso e il proprio corpo, invece di proiettare le proprie esigenze verso l'ambiente, verso il consumo, verso il possesso. L'unica cosa che si possiede è la propria individualità, il proprio corpo, e però è un po' poco, perché il nostro corpo è quello, c'è un sesso, lo conosciamo bene, però se il nostro corpo può diventare diverse cose, allora lì diventa una fonte di guadagno, un nuovo tipo di economia, è un qualcosa che ci rende ancor più dipendenti, non dalla natura, non dal dio biologico, ma dal dio tecnologico e dal principe del mondo. Quest'estate è uscita su forum una puntata dove si parlava di quello che già c'è dopo questo step della transessualità e che ci porta verso il transumanesimo, che è appunto non più il transgender ma il trans species. Quindi finalmente anche nelle TV locali, mentre le famiglie guardano la TV a pranzo, cominciano a introdurre il soggetto delle trans species, dove l'uomo può voler essere altro che un essere umano. E quindi anche lì la scienza medica potrà intervenire nel trasformare l'essere umano in un qualcosa di altro, in un animale o in altro. Ovviamente le trasformazioni corporee sono qualcosa di antico in tutte le popolazioni, c'è a livello culturale la capacità o la voglia dell'uomo di trasformare il proprio corpo. Quindi molti usano questa scusa per validare la giustezza di queste pratiche, per rendere morale l'immorale. Però la cosa non è la stessa, perché
Quando si tratta di modificare il proprio corpo attraverso tatuaggi, si tratta in realtà di arte e di senso di espressione del proprio corpo e di senso di appartenenza ad un clan, e dove non ci sono entità sataniche che sfruttano l'essere umano per degli obiettivi ben precisi e soprattutto non per motivi evolutivi ma involutivi.